Bentrovati, benvenuti, appuntamento numero 40 con Tutta Bici Extra e anche questa settimana parleremo di mountain bike, parleremo di ciclismo su strada, di personaggi e tante tante news che riguardano l'amato mondo del ciclismo, a partire dalla bici più costosa al mondo, un record, sicuramente una curiosità che comunque vale la pena scoprire. Lo facciamo in apertura di questa puntata con il servizio dell'amico blogger Davide Petrini. Vi siete mai chiesti quanto costi la bici più cara al mondo? Bene, questo video risolverà questo vostro dubbio. La bicicletta più costosa al mondo è giapponese, prodotta dall'azienda Cerevo, un'azienda che produce beni di consumo elettronico, ha deciso di realizzare nel 2017 e di commercializzare nel 2019 la bicicletta più costosa al mondo per un valore di $140,000. Reggetevi, $140,000, il costo di un piccolo appartamento. Con $140,000 avrete una bicicletta ovviamente su misura, in fibra di carbonio, ma la particolarità di questa bici è che il telaio in fibra di carbonio è unito da delle alette in titanio stampate in 3D, con una stampante 3D. Questa è la vera particolarità della bicicletta. Se non bastasse, dentro il tubo obliquo troverete un sacco di sensori che registreranno la vostra posizione tramite un GPS, l'accelerazione, la velocità, la temperatura e un sacco di altri dati che verranno sparati nel cloud. Attraverso il cloud potrete aprire questo file di log attraverso l'applicazione nativa oppure attraverso altre applicazioni sia sulla piattaforma iOS che sulla piattaforma Android. Insomma, è una bicicletta smart, non è la classica bicicletta che troviamo nei negozi specializzati di velocipedi. La cosa molto particolare è che in questi $140,000 Cerevo vi regala due viaggi a Tokyo, il primo per prendere le misure e il secondo per portarvi a casa la bicicletta. Ovviamente questa bicicletta da $140,000 è una bicicletta in serie limitata, ne faranno solo 28 esemplari. Se volete essere uno dei 28 fortunati e se avete $140,000 da spendere per la bicicletta forse più esclusiva e più costosa al mondo, beh, sapete adesso cosa fare. Con l'amico Manuel Marangoni andiamo invece a scoprire come è possibile perdere peso, ovviamente pedalando, ovviamente accompagnando la pedalata, qualche piccolo trucco, qualche attenzione alimentare più generale che ovviamente, lasciatecelo dire, non guasta mai. Come perdere peso? Allora ecco qualche minuto che siamo andati a catturare da GCN Italia grazie alle indicazioni dell'amico Alan Marangoni. Il tuo obiettivo è quello di perdere peso, il ciclismo può essere un fantastico modo per farlo. La buona notizia è che se essere più forte in bici è il tuo unico obiettivo, perdere peso mantenendo la forza ti renderà molto più performante. Ma quanto può realmente servire a livello di numeri perdere peso? Partiamo subito con degli esempi. Un corridore che pesa 75 kg su una salita di 10 km all'8% a 300 watt, dimagrendo 2 kg e mantenendo gli stessi watt, migliorerà il suo tempo di circa un minuto. Quindi qual è il modo migliore per dimagrire? Cominciamo con 5 facili e veloci modi per farlo. Anni fa ci dicevano che il miglior modo per perdere peso in eccesso era restare impegnato più tempo possibile nella famosa zona bruciagrassi, cioè ad una bassa frequenza cardiaca. La teoria diceva che tu bruceresti una più alta percentuale di grassi in confronto ai carboidrati a bassa intensità anziché a un'intensità più alta. Tranquillo, tranquillo. Questo è giusto se hai la possibilità di allenarti tutti i giorni per molte ore. Ma la maggior parte della gente che lavora non ha questa fortuna. Ma se tu stai provando a incastrare gli allenamenti, quando la routine del lavoro te lo permette, la questione è un po' diversa. Perché parliamoci chiaro, a fine giornata quello che conta è aver bruciato più calorie di quelle che hai ingerito. Bere molta acqua è importante perché, oltre a tenerti idratato, riduce anche il senso di appetito prima dei pasti principali. Questo è un trucco molto semplice. Appena scendi dalla bici, dopo aver fatto il tuo allenamento, bevi circa mezzo litro di acqua prima di mangiare. Questo ti riempirà un po' lo stomaco e ti permetterà di mangiare meno, evitando così di ingozzarti di cibo per la fame. Puoi usare questo trucco anche prima degli altri principali pasti della giornata. Se riesci a mangiare poco e spesso durante l'allenamento, ti troverai meno affamato quando arrivi a tavola, evitando di mangiare tutto quello che trovi davanti.
Oh, poco. Poco alla volta. Ok? Bene, bravo. C'è la tendenza, quando si sta provando a perdere peso, a diminuire quello che mangi durante l'attività fisica, che si trasforma poi nell'abbuffarsi quando si rientra a casa. Anche se non hai intenzione di fare nessuna ripetuta, potresti inserirne un paio alla fine del tuo allenamento. Esatto. Alcuni studi hanno dimostrato che a fine uscita esercizi piuttosto intensi possono effettivamente aiutare a bruciare i grassi, soprattutto nelle ore appena successive allo sforzo. Quindi, una cosa molto buona da fare per entrare in quello stato sarebbe fare almeno un paio di accelerazioni dai 2 ai 3 minuti ad alta intensità, recuperando una decina di minuti. Stimolando il tuo massimo consumo di ossigeno, chiamato VO2 Max, continuerai a bruciare calorie anche quando sarai seduto sul divano. Il nostro ultimo consiglio per raggiungere il tuo massimo è quello di fissarsi obiettivi possibili da raggiungere, perché non c'è niente di peggio che fissarsi traguardi impossibili da conquistare. Per esempio arrivare nei primi 100 di una gran fondo che vi piace, oppure solo restare in salita con quell'amico che vi prende sempre in giro perché siete sempre i primi a staccarvi nell'uscita domenicale. Scrivi i tuoi obiettivi su un foglio e mettilo in un posto facile da vedere, come ad esempio la porta del frigorifero. Questo è in assoluto il modo migliore per visualizzare i tuoi obiettivi. Sarebbe ideale anche tenere aggiornato il tuo peso ogni giorno per avere una traccia. Molte persone suggeriscono di non pesarsi ogni giorno, ma io non penso che sia una cosa sbagliata finché lo farai ogni giorno alla stessa ora. Sicuramente ci saranno giorni in cui il numero che comparirà sulla bilancia ti farà innervosire non poco, ma con pazienza riuscirai ad avere un grafico completo in cui potrai analizzare i vari cambiamenti del tuo peso e capire meglio se stai sbagliando qualcosa per raggiungere il tuo stato di forma migliore. Adesso invece è arrivato il momento delle cose che non sono da fare. Probabilmente è una cosa che vi è già stata consigliata o che avete già visto fare. Sto parlando di quella pratica assurda di mettersi più vestiti addosso o addirittura il cellophane sulla pancia pensando che possa servire a dimagrire. Questa pratica assurda non ti fa bruciare assolutamente più grassi, ma ti farà perdere solo acqua. Quindi, oltre a essere pericoloso per via del fatto che se non ti reidrati rischi il collasso, è completamente inutile. Per provare a dimagrire bevi acqua nel modo giusto, mangia regolarmente durante le uscite più lunghe, aggiungi un paio di ripetute ad alta intensità alla fine di un allenamento blando, crei i tuoi obiettivi e scrivili su un foglio. Infine, non vestitevi troppo con la convinzione che questo vi farà dimagrire, mi raccomando. Ed ora cambiamo proprio tipologia di ciclismo, da quella su strada alla mountain bike, e andiamo a catturare invece letteralmente, a diciamo così spiare tre minuti e mezzo di Nino Schurter, grandissimo atleta svizzero, ormai da anni il numero uno dell'MTB, ma soprattutto andiamo a vedere come si allena in palestra quando cioè non si muove direttamente in bici, come si prepara, come prepara il suo fisico alla forza, alla potenza, alla resistenza, alla propriocettività, a tutto ciò che insomma è strength, power and balance, con alcuni esercizi veramente pazzeschi. C'è anche lo stesso Nino Schurter che racconta in un qualche modo ciò che fa in palestra, ma lo vedremo, lo vedrete, e, in inglese, ma facilmente comprensibile. Tutto quello che viene fatto, soprattutto svolto, soprattutto in questo periodo, quello invernale, siamo ormai a pochi passi dall'avvio, dalla ripresa delle gare, ma il lavoro in palestra è davvero fondamentale, soprattutto quando è così robusto come quello che vediamo adesso insieme. Hi, we are here at the Swiss Sports Institute Mocklingen, and I have really something interesting to show you. Together with my coach Nicola Siegenthaler, I show you a force, coordination and balance training, how to get faster and fitter on the bike.
The secret training is a 30-minute all-out session. Have 9 different exercises, 3 for your arms, 3 for your core, and 3 for your legs. In between, you have 20 seconds of a coordinative recovery. The goal of the circuit is to simulate a similar situation like in a race. You have to climb up a steep climb. You are sore everywhere, but right after you hit the descent, where it's really difficult to get down like a rock garden or a slippery root section, but you still need to manage to recover a little bit in this moment. The circuit training is exactly the same. You're getting sore everywhere, but right after you have just 20 seconds of recovery, but you need to juggle or to do something coordinative really difficult. This exercise is coming from judo. These abduction movements are very important to stabilize the muscles from the clavicle. When he falls, he has to be protected. For example, the falling in half yield. The athletes in cross country don't have nothing to protect. And without muscles, it's really dangerous. And that is also an exercise to stabilize all the back chain. Orientation, look, take the information outside. Mm-hmm. Not too much repetition, but all the repetition, full power. Yes. We need quality, not quantity. Try to close here. Close. Voilà. Come on, Nino. 10 seconds. And as quick as possible, go and back. Allez, allez, allez. That's a recovery exercise in between or right after a legs exercise. You jump just on a Swiss ball and you just try to balance on it like this. And if you can, you close your eyes and you just try to imagine you are now in this rock garden. Even better is this thing here. Here I have really the feeling you are riding on a bike. Here again, you hit the rock garden. Ed è il momento anche della nostra pillola dedicata al triathlon, grazie all'amico Dario Nardone, per tutti è Daddo, il quarto appuntamento a lui dedicato e da lui dedicato al triathlon. Oggi è la volta di un grande personaggio, si chiama Tim Dunn, non ha certo avuto molta fortuna nel corso degli ultimi anni, Daddo ci racconterà come e perché, ma di fronte a tanta sfortuna ha dimostrato davvero una grande forza, un grandissimo atteggiamento di crescita e di rinascita. Grazie a Dario Nardone la storia di Tim Dunn. Sono davvero molto affezionato a questo atleta e a questo grande campione e grande uomo. Lo ha dimostrato ancora una volta in questa ultima stagione. Stiamo parlando di Tim Dunn, il campione del mondo Tim Dunn. Lui è un atleta che arriva dalla Gran Bretagna, che adesso vive in America, in Sud America, insomma, grazie al triathlon ha girato il mondo e grazie al triathlon è stato sancito come grande campione, perché sulla distanza olimpica, proprio a Losanna, dove nel 2019, appunto a fine agosto, si svolgeranno i campioni del mondo, lui qualche anno fa vinse il titolo, vinse l'oro, che lo lanciò ancora di più nel gota mondiale. Dopodiché, come spesso accade agli atleti nel corso della loro evoluzione nel mondo del triathlon, ha scelto di optare per le distanze lunghe e quindi ha incominciato a gareggiare nel mondo Ironman in particolare, stabilendo tra l'altro dei record cronometrici incredibili, anche se poi parlare di record in questi frangenti è sempre un po' particolare, perché da gara a gara ovviamente bisogna considerare, oltre alle condizioni atmosferiche, anche le particolarità dei percorsi che si vanno ad affrontare. Tim Dunn nel 2017 si sta presentando al meglio della sua condizione per fare una grande Kona. A Kona ogni anno, il primo sabato del mese di ottobre, si svolge il campionato del mondo, la gara che agli occhi di tutti è, per antonomasia, la gara di triathlon più importante del mondo, e lui è lì
l'anno scorso, appunto 2 anni fa, ormai è stagione 2017, per andarsi a prendere la sua grande, per fare un grande exploit, per puntare anche al grande risultato, al grandissimo risultato. Ebbene, 2 giorni prima della gara, Tim Donna viene investito mentre era in bicicletta e riporta delle fratture molto gravi al collo. Fortunatamente nulla di invalidante, ma Tim Donna si ritrova a dover fare una prima scelta davvero molto molto difficile, ovvero optare per una operazione che molto molto probabilmente gli avrebbe sancito la fine della sua carriera, oppure scegliere una strada molto più dolorosa, faticosa, ovvero indossare l'alo, una sorta di cilindro per immobilizzare il suo collo, che poi sarebbe stato attaccato a un gilet che non gli avrebbe permesso nemmeno di stendersi, che l'avrebbe costretto a mesi e mesi di dura fatica. Che dire, Tim ha dimostrato di essere un campione della fatica e quindi scelse quella strada, la strada più dura, ma che gli avrebbe permesso di sognare nuovamente di ritornare al suo amato triathlon. Per tanti mesi Kelly, sua moglie, gli è stato vicino e l'ha supportato in questa fase di riabilitazione che ha visto Tim ricominciare il suo percorso dall'ABC, perché ovviamente aveva perso praticamente quasi tutta la sua massa muscolare, e così passo dopo passo è ricominciato il piano zero. Perché zero? Perché ha voluto proprio ripartire assolutamente da zero, fino ad arrivare al primo step molto importante, che è stato la maratona di Boston. Ci è arrivato con dei tapis roulant particolari e poi pian piano con della corsa sempre molto controllata outdoor. E a Boston va decisamente bene, perché Tim si porta a casa davvero un incoraggiante 2 ore e 49 spicci, che chiaramente per un campione della sua portata può essere anche un tempo tra virgolette normale, ma sappiamo bene da amanti dell'endurance quanto sia performante una prestazione del genere. Ma non finisce qui, ovviamente, perché Tim vuole inseguire di nuovo il suo sogno, che si chiama Kona. Ben conscio che non potrà essere al top in tutte e tre le discipline, in particolare nella corsa, sempre per lui molto difficile da allenare per via dei traumi che ancora non può subire al collo, perché spesso lo si è visto infatti in questi mesi correre con un collare morbido per cercare di attutire, appunto, e di permettergli di gestire al meglio la corsa. Ebbene, Ironman ad Amburgo ad agosto, con un ottimo risultato, una nona posizione assoluta che gli permette di sbarcare nuovamente a Kona. La meraviglia si chiude con una 36esima posizione, un posto che magari non può far immaginare grandi cose, eppure invece lui è stato lì per 2/3 della gara. Sapevamo che poi tutti che la sua maratona sarebbe stata faticosa, eppure l'ha chiusa in 3 ore e 29 e si è andata a prendere quella finish line tra le lacrime e la commozione dei suoi familiari e del mondo intero. Grande team! E torniamo alla mountain bike con un breve promo grazie agli amici di MTB Gran Fondo. Neppure 90 secondi per parlarvi però e darvi appuntamento alla South Garden Bike, ovvero la gara di mountain bike, una delle prime in calendario, che si svolge in provincia di Mantova il prossimo 10 marzo. La South Garda Bike di Medole in provincia di Mantova rappresenta per tantissimi biker l'inizio della stagione agonistica. L'appuntamento quest'anno è fissato per il 10 marzo. I dolci saliscendi delle colline moreniche sono perfetti per iniziare a pedalare. Due i percorsi proposti, il lungo di 60 km e 981 metri di dislivello ed il corto di 30 km e 505 metri di dislivello, tracciati entrambi in un territorio tra il lago di Garda e le colline moreniche. Scegli il marathon se la tua preparazione è già a buon punto, oppure scegli il percorso Gran Fondo se non hai ancora tanti chilometri nelle gambe. Due percorsi, due avventure, due sfide per iniziare la stagione in un territorio meraviglioso. Il 10 marzo la South Garda Bike ti aspetta. Iscrizioni sul sito southgardabike.it. Noi di MTB Gran Fondo ci saremo, e tu?
E torniamo in Romagna, in particolar modo a Sant'Angelo di Gatteo, tra Rimini e Cesena, dove come d'abitudine si è presentata la Fiumicinese Fight Adriatica, società ormai ultra cinquantenne che quest'anno, tra le varie conferme e le altre novità, ha il coraggio e la forza di aprire anche un team al femminile. Alcuni dei protagonisti li abbiamo allora sentiti in questa serata di presentazione. L'intervista finale di quelle che vi proponiamo è invece di Manuel Segni. A Manuel Segni, realizzato dall'amico Ivan Cecchini. Manuel Segni, che pochi giorni fa è stato vittima di un incidente. Lui si allenava in bici proprio nel territorio di Cesena ed una macchina è andata dritta ad una rotonda. Per lui niente di grave, o meglio, comunque un intervento ad una mano poteva certamente andare peggio. Un inizio di stagione, forse un po' diverso da come lo si poteva attendere. In queste interviste, nel corso della presentazione della Fiumicinese, abbiamo sentito anche Manuel Segni. A Sant'Angelo di Gatteo, classico ritrovo per la polisportiva fiumicinese, è arrivato il momento di presentare tutte le squadre, tutta l'attività del 2019, ma anche di tirare le somme decisamente positive dell'anno 2018 appena concluso. Nessun impegno viene lasciato rispetto allo scorso anno, ma lo sentirete a breve, addirittura ci sono delle importantissime novità nel campo del ciclismo giovanile che girerà anche al femminile grazie proprio alla polisportiva fiumicinese. È l'occasione per presentare le squadre del 2019 e presentare quella che è l'attività della squadra nell'anno in corso. E diciamo che da un punto di vista pratico abbiamo chiuso il 2018 in maniera ottimale, con dei discreti risultati nelle categorie allievi. Tra l'altro la ciliegina della torta è stata la vittoria al campionato regionale allievi, che è stato, oltre alla vittoria personale di Mattia Casadei, anche una vittoria di squadra, perché hanno effettivamente corso bene i ragazzi. Ma oltre a questo, il 2018 ha portato anche dei discreti risultati per quel che riguarda la categoria giovanissimi. E oltre a questo la società ha organizzato ben 14 gare. Sono tutte cose che riproponiamo per il 2019 con una novità, che è la squadra femminile. Nel 2019 andremo ad inserire nella società un gruppo di ragazze, donne esordienti e donne allieve, e quindi questa è la novità per il 2019. Quindi diciamo la partenza è già con qualcosa di nuovo. Andremo, grazie alla collaborazione di diverse società cicloturistiche della zona, a confermare le 14 gare che abbiamo organizzato nel 2018, e quindi questa è l'occasione per salutare tutti i simpatizzanti, i soci, i consiglieri e i volontari che danno una mano alla Fiumicinese per raggiungere gli obiettivi. La domanda è: oltre a conferme importanti come appunto quella delle 14 gare organizzate, che saranno altrettanto nel corso di quest'anno, arriva anche una squadra, anzi due, a livello femminile. Quindi come riesce la polisportiva fiumicinese ad ampliare questa gestione sia in termini umani che proprio organizzativi? Sì, diciamo che ci avvaliamo della preziosa collaborazione dell'ex professionista Cristian Pepoli, e quindi questo è basilare. Però Cristian Pepoli diciamo è il responsabile del team femminile, ma avrà diciamo a disposizione anche dei tecnici, dei direttori sportivi che la società ha formato negli ultimi anni. Ovviamente non è solo un problema di persone, di risorse umane, è un problema anche economico, però abbiamo già pianificato in maniera ottimale e cerchiamo di portare avanti anche questa iniziativa. Le ultime parole scambiate con chi ti ha preceduto, Cristian, riguardano proprio l'educazione di questi ragazzi, ciclistica, umana, una crescita complessiva in anni che magari da questo punto di vista non sono facili, quindi chiedo anche a te cosa chiedete a vostra volta a questi ragazzi per potersi affermare in uno sport che è
complicato, faticoso, uno sport tremendo. Ah no, il ciclismo ti insegna subito, ti sbatte subito la verità addosso, sin da piccolo mi viene da dire, sin dalla categoria giovanissimi, perché anche se tutto viene preso come un gioco a quell'età ad esempio, comunque c'è un confronto diretto poi anche agonistico che avviene negli incontri che facciamo il fine settimana, insomma chiamiamo le gare, e chiaramente già di lì non dico che è importante vincere, che assolutamente non lo è, ma è importante saper affrontare le difficoltà, il pianto post-gara, il pre-gara, insomma il ciclismo ti forma, ti fa diventare uomini velocemente, è uno sport complicato che si svolge su strada, richiede impegno, sacrificio, organizzazione, perché comunque sono ragazzi che poi quando diventano più grandi, parliamo di allievi ad esempio ma anche di juniors, con la scuola la gestione non è facile, ma io ormai negli anni penso di aver intuito che chi cresce facendo ciclismo cresce sulla strada giusta per diventare prima un uomo, una persona per bene o comunque preparata ad affrontare le difficoltà che nella vita ci sono, e poi alcuni diventano anche degli affermati campioni, ma quello è il secondo, non è il primo obiettivo certamente della nostra società. Una curiosità, facendo un celere calcolo, all'incirca con quanti ragazzi, con quanti giovani ciclisti ti sei misurato con i colori gialli ovviamente della Fiumicinese? Allora, non è difficile farlo, diciamo che nella mia esperienza di dirigente, di tecnico della società, prima collaborando con mio babbo per tantissimi anni e poi negli ultimi anni invece seguendo direttamente io come organizzazione generale, con tanti direttori sportivi che poi fanno il loro lavoro, un numero che viaggia intorno ai 200 ragazzi, quindi, e devo dire che sono 200 ragazzi che conosco tutti, posso avere il loro contatto telefonico, ci sentiamo magari per alcune feste, cene, quindi un passato, una storia che mi ha fatto diventare grande e che fa diventare anche grandi quelle persone che entrano nel mondo della Fiumicinese. Cravatta gialla, segno distintivo di una società che insomma ormai ha già superato abbondantemente la metà secolo e prosegue nell'attività addirittura, come diceva il presidente, ampliandola e portandola al mondo femminile. Sì, come hai già detto te Roberto, è una società questa in crescita, è un colore che porto molto volentieri e quindi diciamo è una società che insomma, non si fa mancare nulla, guarda anche più nei dettagli. Quest'anno ha inserito questa chicca delle donne, come dicevate prima, e niente, quindi sicuramente saremo ancora sulla breccia e ci faremo vedere ancora di più, visto che oltre ai giovanissimi gli allievi ci saranno appunto anche queste quattro ragazze. Siete un po' un coordinamento di giovani atleti e quindi, perché no, anche di giovani promesse sul territorio che poi appunto si muovono, vanno anche in altre squadre. Insomma, tanti passano e sono passati da voi, queste sono sempre belle conferme. Sì, sì, sicuramente è una zona questa dove diciamo ancora i corridori ci sono e le società riescono ancora a fare un bel lavoro, anche parlandosi molto fra di loro, quindi dando la possibilità ai ragazzi di andare avanti, e anche quest'anno abbiamo avuto la fortuna di poter sistemare diversi ragazzi nelle squadre qui limitrofe, ragazzi anche talentuosi e con delle qualità, quindi sicuramente andando avanti in questo passo il ciclismo della zona nostra, del Rubicone, ne godrà ampiamente anche nei prossimi anni. Chi è esperto di ciclismo però sa che appunto il talento, in realtà anche negli altri sport o in altri ambiti della vita, non è sufficiente. Cosa cercate in questi ragazzi? Cosa cercate di stimolare in questi ragazzi per la loro crescita umana e sportiva? Certo, è chiaro che siamo ancora a livello giovanile, bisogna avere un occhio di riguardo per quello che comunque è l'età, però da parte mia c'è, oltre che all'insegnamento del ciclismo, c'è anche proprio un discorso di crescita a livello umano e personale, e quindi si cerca sì chiaramente di trovare quello che ti può dare qualche soddisfazione in più, perché chiaramente non guasta mai, però sicuramente si cerca di farli anche divertire, che è molto importante, perché se si perde il divertimento poi non si riesce a ottenere quello che si dovrebbe. E quindi niente, noi lavoriamo in un sistema che penso che a fine anno arrivino tutti molto contenti, e soprattutto dispiace andare via da questa società che insomma, se non altro in quei 2 anni, che se non fai il giovanissimo qui fai solamente 2 anni da allievo, però ti fa capire tante cose e vedi la differenza rispetto ad altre realtà.
Come annunciato dal presidente Rino Sarpieri, la grande novità della stagione 2019 è l'apertura della squadra al femminile, anzi delle squadre. Una grande novità che coinvolge in prima persona. Sì, diciamo che mi coinvolge anche perché è qualche anno che sono nell'ambiente con le mie figlie che hanno partecipato in altre squadre e abbiamo pensato che serviva una squadra in questa zona e mi sono messo in gioco, diciamo. Con quali obiettivi e quali scopi, essendo la prima stagione? L'obiettivo sicuramente è quello di divertirsi. Poi l'impegno, l'educazione sono la prima cosa. Poi quello che viene, viene. Diciamo che con le ragazze sto molto bene, cerchiamo di fare un buon lavoro, vedo l'impegno da parte di tutte. E siamo un po' sfortunati perché all'inizio molte hanno preso l'influenza, alcune hanno problemi fisici, però diciamo che le cose vanno bene, diciamo. Dai, all'inizio della stagione spero che ci siano tutte e quattro, anche perché sono in quattro. Quali sono un po' i programmi, quali gare magari avete già messo o manifestazioni avete già messo nel mirino? Noi inizieremo l'ultima settimana di marzo, ancora diciamo il calendario non l'abbiamo guardato. Sicuramente faremo il calendario femminile, poi se le gare saranno molto lontano correremo con i maschi qui in zona, diciamo, per mantenere un pochettino la condizione. Eccolo qua, gradito ospite alla cena, alla presentazione della Fiumicinese Fight Adriatica, Manuel Senni. Tutti sappiamo l'incidente di una settimana fa, ma Manuel, come stai? Ma adesso, dai, non c'è male. Dopo l'operazione ho avuto 2 giorni di male forte alla mano, ma adesso è passato. Ho un controllo lunedì per vedere un po' com'è la situazione, poi i medici decidono cosa fare. Penso mi mettano un tutore in resina e poi dopo posso iniziare a fare rulli e un po' più di attività sempre in casa e vediamo. Un incidente che non ci voleva, compromette sicuramente la tua prima parte di stagione, ma la stagione è lunga. Sì, quest'anno ero partito bene con buone sensazioni per quanto riguarda gli allenamenti. Adesso questo incidente, vediamo un po' il mio fisico come reagirà una volta che mi permetteranno di tornare in strada. Perfetto, pronta guarigione a Manuel Senni. Grazie. Ed era l'ultimo servizio per quel che riguarda questo nostro appuntamento numero 40 con A Tutta Bici Extra. Grazie per averci seguito, l'appuntamento naturalmente alla prossima settimana.